Tra i tanti eventi che contraddistinguono il trofeo internazionale Accademia Navale di Livorno, un grande appuntamento nel Salone degli Eventi con la sottoscrizione della cosiddetta Carta Smeralda, un codice etico di implementazione di quella che è la sensibilità e l'attenzione all'ambiente. È presente il Ministro della Difesa, l'Onorevole Elisabetta Trenta, accompagnata dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l'Ammiraglio Walter Girardelli, a sottoscrivere la firma, la Marina Militare, il Comune, i circoli nautici, questo codice etico che va incontro ovviamente alla sensibilizzazione dell'ambiente e la salvezza dello stesso per far bene al pianeta, che comunque vede il Ministero della Difesa non rimanere con le mani in mano e già da tempo essersi attivato. Stiamo già adeguando in verità e lo stiamo facendo, come ho detto durante il convegno, sia in Italia ma lo stiamo facendo anche all'estero, nelle nostre basi, perché è giusto che dove andiamo tuteliamo noi per primi il territorio che ci ospita, e si può farlo veramente anche attraverso delle piccole cose. È un cambiamento culturale, è una mentalità, è un modo di fare che non ha bisogno di grandissimi investimenti, ha bisogno solo della volontà di costruire un futuro migliore, e nel caso della Marina, nel caso dei nostri mari, della volontà di preservare quella che è una grandissima ricchezza dell'Italia, forse una delle più grandi del nostro paese. Già diverse unità navali sono operative con particolare attenzione all'ambiente, fiore all'occhiello ovviamente della Marina Militare, la Vespucci che si è rifatta il look con 3 anni di ristrutturazione per essere maggiormente sensibile alla salvaguardia della pianeta. Vengono lasciate per motivazioni diverse le reti impiegate per la pesca, sono fatte fondamentalmente di reti di materia plastica non biodegradabile. Insieme al Ministero dell'Ambiente ci sarà un'iniziativa per andare con i nostri sommozzatori, con i sommozzatori delle capitanerie di porto, in alcuni santuari, in alcune specifiche zone, a recuperarle e a fare in modo che non rappresentino un pericolo né per i pesci ma neanche per coloro che si immergono, e quindi per poter in qualche modo contribuire a rendere ancora più sicuri i mari.